Siamo Padre Gesù e Maria, come già ieri tutte le sorelle carissime, è bene soffermare l'attenzione principalmente sulla prima lettura, ovviamente con tutto il rispetto per il Vangelo, perché stiamo seguendo questa splendida catechesi di San Giovanni Apostolo, uno dei più grandi conoscitori di Gesù, perché discepolo prediletto, e del mistero di Dio. Sapete che San Giovanni è rappresentato nell'iconografia come l'aquila. L'aquila è l'uccello che vola in alto e ha la vista acutissima. Voi sapete che un'aquila vede quello che accade dal pianeta Terra da chilometri e chilometri di distanza. Quindi Giovanni comunque l'ha conosciuto bene, chiede al Signore, e ci dice queste parole oggi. Facciamo attenzione, ieri vi ricordate? Ieri ci ha detto, Dio non ha visto nessuno, giusto? E dove possiamo vederlo, Dio? Dove lo si può vedere in questo mondo? In chiesa? No, non mi scandalizzate, in chiesa deve andarci. Dio si vede nell'amore autentico, con la maiuscola. È l'unica manifestazione possibile e credibile di Dio che c'è in questa terra. Oggi fa un passo ulteriore. Dice, noi amiamo Dio innanzitutto perché ci ha amati per primo. Una persona si innamora di Dio, dico io, quando ha una esperienza del suo amore. E questo accade quando gli si aprono un pochino le porte al Signore, perché Dio è, adesso vedremo, proprio perché ci ama, è rispettosissimo della nostra libertà, non la viola, non sfonda le porte. Adesso lo vediamo con la parola del prossimo. E poi dice, se uno dicesse io amo Dio e odiasse il suo fratello, è un mentitore, è un bugiardo, dicono a Roma. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede. E qui dobbiamo fermarci un attimo. E come dice Papa Francesco, queste cose dobbiamo mettercele bene in testa. Amare Dio può essere un'illusione, può essere una cosa relativamente facile, perché chi di voi sa dire se Dio è contento di voi al 100%? Solo i superbi dicono, ma sicuramente Dio sto a posto davanti a Dio, d'accordo? Ma manco un santo può dire che sta a posto davanti a Dio, perché Dio non che ne so, cioè, dopo la messa c'è la adorazione, l'abbiamo fatta pure, esponiamo al Santissimo Sacramento, Gesù nell'osso sta zitto, sta buono, capite? Immaginate che se va a fare la comunione, come accade in certi posti, una persona che non si confessa da 30 anni senza essersi confessato, che fa Gesù? Sta buono, sta zitto, entra dentro quell'anima, subisce un peccato gravissimo, buono, zitto e torna, e sembrerebbe niente, capite? Invece il prossimo noi lo vediamo, capite? È più difficile amare il prossimo. Allora, che cosa vuol dire amare il prossimo? Come dicevo prima, la prima forma di amore verso il prossimo è il sacrosanto rispetto. Cioè, ma questo guardate che gli sposi, amarti, onorarti, non dicevi della vita, tutto antico, ma comincia a rispettarlo, come dicevamo. Il rispetto significa che tu tratti bene il prossimo, non lo insulti, non lo tratti con altereggia, con superiorità, con sufficienza, con disprezzo, non alzi la voce. Questo lo dobbiamo mettere in pratica, se noi non in una messa facciamo la comunione, capite? Ancora, c'è ancora di più, la dolcezza, il garbo, le buone maniere. Il far percepire alla persona dei messaggi positivi, che a volte non servono le parole, basta solo lo sguardo, no? Cioè, se noi qualcuno ci sta antipatico, proviamo un attimo, quando lo incontriamo facciamo la faccia, capito? Di sufficienza oppure passiamo. Invece uno sguardo bello, uno sguardo d'amore, colpisce. Noi ci accorgiamo quando una persona ci guarda storto, ci guarda dritto. Ecco che da faccia l'esame di coscienza, quando vado a confessare, io ho guardato storto quella persona e l'ho fatta sentire male. Un'occhiataccia che gli ho dato, cioè, capite? Essere pazienti con i difetti del prossimo, cosa facile, con le persone moleste, con le persone maleducate, possono esserci, con le persone cafone, d'accordo? È difficile? Urca se è difficile, capite? Trattare bene chi ci tratta male, trattare con un sorriso chi ci tratta del male. Se sai che qualcuno ha parlato male di te e tu lo incontri, lo saluti, e fai come se niente fosse, ma non tanto per farlo, capite? Ma proprio in nome dell'amore. Poi l'amore non parla mai male di nessuno, mai, mai, capite? La lingua bisogna tagliarla e
ricordare sempre che il Signore ci ha messo due porte davanti alla lingua, dicevano i padri del deserto, le labbra e i denti, perché se non funziona una, se non si chiudono le labbra, si devono chiudere i denti, e se non funziona nessuno dei due, i denti possono fare anche la funzione, capito, del morsicare la lingua prima che parli a vanvera, eccetera, eccetera. Cioè, su questo campo, San Giovanni dice nel Vangelo che i figli di Dio, i discepoli di Gesù, si riconoscono soltanto se avrete amore gli uni per gli altri. Come tratta Gesù le persone? Io che sono un prete, io sono un buon prete, se le persone potessero dire di me, non credo, perché stiamo in cammino, questo mi tratta, da come mi tratta lui, capisco come tratta Gesù, o come tratta la Madonna, come trattano Gesù e la Madonna le persone, qualunque persona. Gesù in croce ha pregato con quelli che lo stavano mettendo in croce, capito? Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. A quel delinquente del buon ladrone che ne aveva fatto tutti i colori, gli ha detto: Signore mio, sono un disastro, fa qualcosa, oggi vieni come in paradiso. Capito? La prima parola che ha detto dalla croce è stata pregare per quelle belve che stavano lì intorno, insomma, assetate del suo sangue, gli hanno detto tutti, gli hanno sputato in faccia, gli hanno fatto tutti i colori. Stavano insultando la madre che stava sotto la croce, capite? Allora, qui, capite? Perché San Giovanni insiste così tanto? Perché se la nostra santità, diciamo così, non si manifesta nella natura del prossimo, è falsa. Perché se una persona è capace di amare il prossimo in questo modo, c'ha tutte le altre virtù, figuriamoci. E sicuramente ama Dio perché? Perché se tu non c'hai la vita di Gesù nel cuore, tu il prossimo così, non lo ami. Può essere quello più grande asceta del mondo, il più grande monaco, il più grande santo, non ce la farai mai se non hai dentro il cuore l'amore di Gesù, capito? Quindi ecco perché l'amore del prossimo è la cartina di tornasole di tutto. Fino a quando siamo mancanti nell'amore del prossimo, possiamo stare tranquilli che ci dobbiamo convertire e che ci abbiamo molto cammino da fare. Ecco, questo, scusate se mi sono un pochino dilungato anche facendo qualche esempio concreto, però qui ci giochiamo. San Giovanni ci riporta queste parole di Gesù nel Vangelo: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato, come io vi amo. Da questo tutti vi riconosceranno come miei discepoli se avrete amore gli uni per gli altri. Se questo non c'è, la cosa più brutta che ci possano dire le persone: non mi sono sentito amato da te, mi sono sentito giudicato, mi sono sentito disprezzato, mi sono sentito allontanato, mi sono sentito calunniato, mi sono sentito ferito, eccetera, eccetera. Preghiamo la Madonna, ecco, che questo non accada mai, che possiamo piano piano tutti quanti crescere in questo che profondamente e veramente ci fa assomigliare a Dio, perché Dio è amore. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.